muscoli caldi e nervi saldi. Solo così l'Ives ha potuto avere la meglio di un river mosso combattivo e per niente disposto a vendere la pelle a prezzi di saldo. Una gara a tratti molto equilibrata che ha visto i padroni di casa tenere in mano a lungo il pallino del gioco, ma faticare nei pressi dell'area avversaria. Merito anche dell'arcigna difesa del River, che spesso ha sbarrato la via agli avanti di Piemonte. La prima palla gol del match arriva al termine di una pregevole azione dell'Ivest. Nafi triangola con Crocioni, pennella centro area dove Gandolfo batte al volo esaltando il portiere avversario Fede. Poco dopo Nafi cerca la via del gol in solitaria e dopo uno scambio con Gandolfo batte rete incrociando ancora i guanti di Fede. Il primo terzo termina così con le reti immacolate e di tanti rimpianti dei locali. Rimpianti che crescono di numero in avvio di seconda frazione, quando Quassan trova l'ennesima parata di Fede a negargli il gol e che arrivano all'apice con la conclusione di Santoro, che impatta la schiena di Allab. Il sortilegio è però destinato a svanire quando Capitan Terry Onyefu prende palla e la scarica nell'angolino, dove Fede questa volta nulla può. Rotti gli argini, l'Ives straborda. Pochi istanti ed Onyefu veste i panni dell'uomo assist e serve a Quattrone la palla d'oro per il raddoppio. Gara che virtualmente e non solo si chiude poco dopo. Quattrone appoggia per Santoro che di prima intenzione, magari svirgolando, disegna una parabola beffarda per l'incolpevole Fede. Il River si vede dalle parti di Ragno Risucci nella terza e ultima frazione, con un colpo di testa di Nardi sugli sviluppi di un piazzato dalla destra con palla che sfila di poco a lato. Prima della fine c'è spazio per le proteste del tecnico dell'Ives Piemonte, mandato anzitempo negli spogliatoi dall'arbitro Liccioni.